Manca adesso. Non le capiscono. Faccio il contrario di quello. Vabbè, io ti auguro di vincere anche delle Coppe dei Campioni, tanto che sei lì. Dai, lasciamo perdere. Ora sto perdendo la calma. Io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta. Purtroppo, chi non capisce non è colpa mia. Io rispetto tutti, dico solamente io uguale, che... No, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla. E anche stasera, perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido. Ho forse anche un po' più di esperienza per te. Quindi lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che ho sempre pensato che fossi una persona per bene, una persona educata. È anche un buon allenatore. E sono anche mediamente intelligente. Ecco. Ma non sono sicuro, però ecco, io credo che dovresti avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera. Invece sei partito arrogante e presuntuoso. Ma non è che io possa essere d'accordo con te. Se te vedi una partita, te vedo una, ti faccio l'allenatore, te stai lì a commentare. Io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno e ti posso dire che ho avuto dei sì, ma 25 anni fa non c'erano anche le televisioni. Lasciamo stare. Dai, aggiornati, dai.